Dalla ricerca all'innovazione, dalla promozione alla degustazione, la terza edizione del Fichi Festival di Cosenza è stata questo, ma anche tanto altro. I momenti di divulgazione scientifica si sono incrociati in maniera opportuna con gli aspetti più ludici. Ne è venuto fuori un programma ricco e variegato, capace di attrarre un gran numero di persone, ma soprattutto di addetti ai lavori, produttori ed anche studenti che, per il loro futuro, hanno scelto il settore agroalimentare. Un prodotto come il fico poi permette di spaziare e stuzzica la fantasia di tanti chef che creano nuovi piatti affinché chi sceglie il fico può assaporarne ogni tipologia di retrogusto nascosta. L'edizione 2024 della Kermesse, organizzata dal Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP, ha preso il via con un convegno dedicato alla qualità del materiale di propagazione del fico presso la Camera di Commercio di Cosenza. Purtroppo ci troviamo in un momento un po' particolare, quindi abbiamo bisogno di dare innovazione e ricerca. Di conseguenza abbiamo voluto arricchire insomma, un po' il percorso dei fichi di Cosenza DOP con questo, perché noi abbiamo bisogno di questo per poter portare avanti la tradizione. Quindi saranno tre giornate, oggi la prima in Camera di Commercio, dove ci saranno gli esperti che ci parleranno un po' di tutta la ricerca fatta negli anni. Domani un altro convegno molto molto interessante, dove ci sarà l'Accademia Italiana dei Georgofili e lì si parlerà un po' delle prospettive future, di tutto quello che sarà il percorso futuro per dare insomma, un valore aggiunto, per far sì che il prodotto cresca nel migliore dei modi anche con queste insomma, temperature, con questi cambiamenti climatici. E poi ci sarà la parte diciamo, un po' più ludica a Villa Rendano sabato, dove faremo assaggiare delle ricette innovative, preparate lì sul posto, faremo vedere dei video, insomma la parte ludica arriva pure, però ci sono queste due giornate molto importanti con questi temi rilevanti ecco, per i nostri giorni, per il nostro clima, quindi molto importante, speriamo insomma di avere tanta affluenza. Il secondo appuntamento è stato organizzato presso il Palazzo della Provincia di Cosenza dalla prestigiosa Accademia dei Georgofili, al centro del dibattito le innovazioni della filiera dei fichi di Cosenza DOP. Rimarranno sempre senza nessun tipo di trattamento, però un aiuto proprio alle culture, perché la pianta, nonostante sia la pianta del fico è una pianta forte, adesso sta subendo il calore, stanno bruciando le foglie, insomma sta avendo tanti tanti problemi, quindi anche il fico che era una pianta storicamente è una pianta resistente a tutto, adesso sta iniziando a soffrire, quindi abbiamo sempre meno prodotto, abbiamo prodotto meno di qualità e frutti più piccoli, quindi noi con questa ricerca e questa innovazione cerchiamo di aiutare le culture con dei sistemi di irrigazione, di fertirrigazione, poi insomma saranno gli esperti che lo spiegheranno per bene insomma, in questi due giorni che io consiglio proprio di venire perché sono molto molto interessanti. Doveroso ed è giusto e opportuno fare, si cercano di affrontare i diversi segmenti di una filiera, di un comparto, quindi certamente la produzione, certamente nel caso del fico la trasformazione ha una notevole importanza, ma si parlerà anche di innovazioni di processo, quindi di prodotti che potrebbero consentire di valorizzare questa filiera. Come tradurre concretamente il concetto di innovazione? Lo ha spiegato Arsac grazie al press tour organizzato al consorzio nelle sue aziende sperimentali. Insomma, da una quindicina, ventina d'anni che su questa strada è iniziato un cammino in salita all'inizio soprattutto, ma che adesso inizia a dare i suoi frutti. E questo fico adottato, insomma, ha raggiunto i mercati che contano, deve essere in questo momento fortificato nel raggiungimento degli obiettivi. Arsac in questo, perché abbiamo fatto la fase di sperimentazione, c'è un centro sperimentale, quello di San Marco, che è praticamente evocato. Una parte del centro sperimentale è dedicata proprio al fico, ci saranno infatti delle visite oggi pomeriggio proprio con questa organizzazione e quindi è sempre a fianco del consorzio e di chi insomma si vuole avvicinare a questo splendido prodotto e dobbiamo valorizzarlo di più ed ecco nella fase insomma quindi di sviluppo di questo cammino continuando e volendo raggiungere l'obiettivo finale dobbiamo cercare di promuoverlo sempre più e farlo avvicinare perché è un prodotto dal fresco all'essiccato alla pasticceria insomma si può gustare in tantissimi modi, ecco insomma merita un ruolo di primo piano che già ha ma deve avere sempre più in maniera convinta. Da tre giorni non poteva che chiudersi con la bellezza in primo piano. La serata di gala finale si è svolta infatti nella splendida cornice di Villa Rendano, con l'incontro nel corso del quale si è parlato delle prospettive future di questo straordinario prodotto, ma anche con show cooking, degustazioni e presentazione di ricette innovative. La Regione Calabria
sostiene attraverso una misura, la 3.2 del PSR, queste attività di promozione, che quindi sono sostenute attraverso un contributo della Regione Calabria. Ma la Regione Calabria fa tanto altro in un percorso, che è un percorso che sta dando anche rilievo scientifico attraverso la ricerca ad una produzione che è una produzione tipica di un territorio come il nostro, di qualità, ma che ha adesso, anche con l'ausilio dell'Università, dell'Accademia dei Georgofili, un rigore di natura scientifica. E poi naturalmente nuovi insediamenti, con il bando multifrutti insiederemo altri 170 ettari di nuovi ficheti e non escludiamo con il CSR 2327 altre importanti azioni e investimenti per aumentare la superficie attraverso nuove modalità di coltivazioni che sono attualmente allo studio delle nostre università, dell'Accademia dei Georgofili e da parte di ARSAC.